Benvenuti e bentornati a Ci Vediamo lunedì. Oggi, 36esima puntata, parliamo di aste immobiliari e perizie del tribunale. In particolare, tutto quello che devono sapere l'investitore e il consulente in asta. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, come sempre, il dottor Ivan Giordano. Ciao Ilaria, buongiorno a tutti. Buongiorno, Ivan, giurista di impresa, tributarista immobiliare e giornalista. Come sempre, come tutti ormai sapete, eh, iniziamo questa puntata leggendo un quesito che ci scrive un nostro amico da casa e oggi eh, leggiamo il quesito di Giampaolo da Firenze. Giampaolo dice: Sono un avvocato e assisto spesso i miei clienti nella partecipazione alle aste immobiliari. Le procedure sono molto complesse, ma il mio ruolo mi consente di gestirle con, con professionalità. Le perizie invece sono spesso incomprensibili, risalgono a date troppo lontane e non menzionano gli effetti dell'appartenenza al condominio. Potete parlarne? Ci vediamo lunedì? Beh, direi che ne parliamo proprio oggi. È il posto giusto. Esatto, e quindi come sempre Ivan e io introdurrei inizialmente in tema per poi andare Perfetto. nel dettaglio. Quindi mi lasci la parola. lasciate la parola. Allora, eh, io mi occupo di aste immobiliari prevalentemente per la mia attività di, di immobiliarista, non tanto come consulente verso l'esterno, e poi come tu sai, Ilaria, sono anni che formando gli agenti immobiliari, formando gli avvocati, formando gli amministratori di condominio, formando i tecnici, quindi tutte quelle figure che a 360 ⁇ ruotano intorno agli immobili e conseguentemente anche alle aste immobiliari, eh, mi trovo a condividere con te oggi questo, questo argomento. Eh, come osserva eh, il nostro amico da Firenze, eh, l'avvocato Giampaolo, il eh, tema di fondo è che gli avvocati, che spesso sono i soggetti ai quali viene conferito un mandato per partecipare alle aste immobiliari, sicuramente sono garanti del non commettere errori nella gestione della procedura, no? aste con incanto, aste senza incanto, procedure telematiche procedure sincrone miste, procedure solo fisiche, eh, nuovo rito fallimentare, esecuzioni immobiliari, insomma il mondo delle aste è un mondo complesso che sta eh, subendo un momento di grande cambiamento, perché c'è uno spostamento al telematico eh, anche indotto da, dall'emergenza sanitaria che sta avendo un'evoluzione importante. Quindi è facilissimo sbagliare. E quindi occorre formarsi molto bene sul tema delle aste immobiliari. Eh, oggi non parleremo in generale di questo, perché faremo anche della formazione in ICAF su questi temi a breve, no? poi magari Laria avrà occasione di ricordarlo. Eh, parleremo soltanto di una criticità particolare che riguarda le perizie. Le perizie eh, che i giudici affidano ai tecnici. Sono perizie come osservava il nostro amico Giampaolo, l'avvocato Giampaolo, che sono spesso datate anni troppo antecedenti rispetto alla data dell'asta e lì in mezzo può essere successo di tutto. Quell'immobile sicuramente difficilmente all'interno sarà migliorato, in genere, genere all'interno al limite è peggiorato. Potrebbe però essere stato riqualificato esternamente. Soprattutto se in condominio, però, chissà se quel condominio si è indebitato e quindi comprandomi l'immobile mi compro dei debiti, mi compro dei problemi, insomma, il tema è molto complesso. Una perizia va analizzata dall'inizio alla fine e occorre aver cura eh, di monitorare che il mercato di 7-8 anni fa sia il mercato di oggi, perché le perizie sono anche basate su parametri comparativi di prezzo e eh, che le informazioni. Legate all'appartenenza al condominio di otto anni fa siano le stesse di oggi, cosa del tutto eh, improbabile esatto. Quindi io credo che dovremmo centrare durante questa puntata alcuni focus su questi temi. Cosa dici Laria? Assolutamente parto subito col primissimo focus, Bene. ovvero un potenziale acquirente che appunto si ritrova una perizia di 3, 5, 8 anni fa rispetto alla vendita all'asta, come può tutelarsi? Allora, primo passaggio deve, fare, deve avere consapevolezza di quale fosse il mercato di allora e deve creare un parallelismo col mercato attuale. E, non so, pensate eh, nel boom, nella bolla speculativa del 2005-2006, sono stati periziati immobili che poi sono andati in asta. Sono andati in asta magari con eh, uh, vendite avvenute nel 2011-2012 dove eravamo in piena crisi del mercato immobiliare. Sono passati cinque anni e il mercato immobiliare è cambiato in una maniera incredibile. Assolutamente, vero. Eh, penso che l'epoca Covid sia durata molto poco dal punto di vista dell'impatto sul mercato immobiliare. C'è stata una grande paura in piena emergenza sanitaria che adesso piano piano sta venendo meno. Quindi un, ha avuto un po', un po' un contraccolpo al mercato immobiliare ma probabilmente non sarà un contraccolpo destinato a durare a lungo, però insomma è importante avere consapevolezza dei valori di mercato a quella data e dei valori di mercato alla data in cui devo comprare, perché le perizie altrimenti veramente non sono rappresentative di nulla altrimenti, non sono rappresentative dei metri quadri, sono rappresentative della conformità urbanistica, sono rappresentative dell'ubicazione del bene, ma poi rispetto a cosa mi sto comprando, rispetto al valore, questo differimento temporale è eccessivo. Altro aspetto, eh, se si comprano immobili in condominio, si compra il 100% dei diritti reali, dei diritti di proprietà su quell'immobile e si compra x millesimi del condominio. Ma io, quando compro x millesimi del condominio, mi compro x millesimi della casa custode, x millesimi dei posti auto-condominiali, x millesimi della facciata, x millesimi dei condomini che non pagano, x millesimi dei debiti verso fornitori, x millesimi degli impianti che non sono a norma, x millesimi delle obbligazioni. Che il condominio ha sottoscritto e che io subentrando come condomino do, do, dovrò onorare in quanto solidalmente eh, coinvolto con gli altri. E primo il perito estimatore nominato dal giudice, questa indagine non l'ha fatta all'epoca originale, già non l'ha fatta. Secondo, ancorché l'avesse fatta, occorrebbe capire se facendola e rivolgendosi ad un amministratore. Eh, aveva trovato nell'interlocutore un amministratore che gli ha fornito tutte le informazioni in maniera corretta oppure parziali e poi se quelle informazioni ancora oggi sono valide cosa che ragionevolmente eh, non sarà così insomma quindi eh, è, bisogna prestare molta attenzione a questo aspetto sì, sono d'accordo, ma infatti poi Giampaolo ovviamente aggiunge un'altra cosa, ovvero dice che l'appartenenza al condominio non è mai valorizzata nelle perizie, probabilmente salvo l'indicazione dell'ammontare delle spese, ma anche qui che soluzioni troviamo, che soluzioni ci sono? Allora, già senza fare particolari approfondimenti, i nostri telespettatori comprenderanno che le spese di otto anni fa non sono le spese di oggi. Quindi, quando in perizia troviamo che pendono sull'immobile 2000 euro di spese non pagate. La perizia è fatta, siamo nel 2021. La perizia è fatta nel 2015. Ora, nel frattempo, le spese non pagate saranno 20.000 euro. Però chiaramente interessano, ai sensi dell'articolo 63, l'anno in corso e la gestione precedente. Sì, però non saranno 2.000, saranno magari 3.000 o 4.000 euro, nel senso è cambiata la gestione, sono cambiati gli anni, è cambiata l'onerosità oneros gestionale, non vuol dire nulla quel dato di allora. Quindi già quel dato che comunque viene rilevato è un dato di cui non me ne faccio nulla. E soprattutto eh, io mi sto comprando gli impianti elettrici, faccio un esempio dell'appartamento che sto comprando all'asta al 100%, ma anche... 50-100 millesimi dell'impianto elettrico condominiale, se non è a norma l'impianto elettrico condominiale, io poi dovrò tirare fuori i soldi per adeguare la norma. Quindi appartenere a un condominio vuol dire avere un plus o un minus, allora eh, il, gli elementi positivi riguardano... Come dire, le caratteristiche migliorative del fatto che il mio immobile appartenga a quel condominio. Esistono in certe zone condomini particolarmente signorili, nei quali il solo fatto che un trilocale sia lì e non nella casa accanto rende il valore di quel bene più alto, no? per il solo fatto che in un bel condominio, però, vale il contrario. Eh? Quindi, in un condominio, però, le parti visibili, facciata, caratteristiche, quelle sono visibili. E quando il concetto di bel condominio o non bel condominio sono obbligazioni contrattuali alle quali devo soggiacere, oppure debiti che devo onorare, oppure morosità interne che non c'erano nel momento in cui è stata fatta la perizia e sono sopraggiunte dopo, io potrei trovare un condominio 7-8 anni fa perfettamente in equilibrio finanziario e oggi avere dentro 6 o 7 morosità che hanno fatto crescere le spese condominiali in maniera importante e indebitare il condominio verso i terzi. Compro all'asta, mi compro anche i debiti. Bene. Ok, bene. Direi che siamo arrivati a questa primissima parte di questa puntata e quindi è il momento delle nostre slide, ma ci vediamo tra poco. Eccoci e bentornati alla 36esima puntata di Ci Vediamo lunedì. Stiamo parlando di aste immobiliari e perizie del Tribunale. Eh, allora, Ivan, nella prima parte abbiamo risposto più o meno al quesito di Giampaolo da Firenze, che appunto ci ha scritto riguardo a questi problemi con le perizie: come ci si può tutelare. Adesso, però, volevo parlare principalmente di perizie fatte su immobili in cui è stato fatto un super bonus o un eco bonus con sconto in fattura o cessione del credito. Quindi, Quindi, ad oggi è possibile che negli immobili che vanno all'asta nei condomini siano stati fatti degli eco bonus concessione del credito o dei sisma bonus concessione del credito, perché i super bonus probabilmente ancora non sono ancora stati ancora no, fatti, sì. però tra eh, sei mesi, sette mesi... Magari. Sarà Li già, già così. Eh, in quei con, in contesti potrebbe esserci un duplice problema. Il primo problema è quello che molti dei nostri telespettatori conoscono, cioè la solidarietà contrattuale, per cui il super bonus è stato fatto prima della vendita all'asta, ci sono 13 anni di accertamento tributario, il contratto co firmato dal condominio, io divento il nuovo condomino e nel caso in cui dovessero esserci dei problemi, il nuovo condomino risponderà in solido con gli altri condomini, pur non avendo vissuto minimamente il momento della gestione dei bonus fiscali, pur non avendo avuto la possibilità di condividerli, di contrastarli, di impugnare, eccetera. Il tema potrebbe essere plurimo. Uno che eh, è avvenuto la delibera, e non è ancora avvenuto l'inizio lavori. Eh, lavori. Okay. Un altro è che è avvenuta la delibera, sono stati fatti i lavori, la perizia è stata fatta dopo e quindi l'immobile è stato anche valutato di più dal perito perché è in migliore stato, quindi è stato riqualificato. Quindi l'acquirente all'asta lo paga anche di più e poi diventa solidalmente responsabile non avendo beneficiato dei benefici fiscali del bonus. Altro aspetto, se l'esecutato e quindi il moroso... Questi sono tutti i rischi che possiamo correre. Correre comprando all'asta un immobile nel quale sto fatto un super bonus. Ma il rischio dei rischi, di cui non abbiamo mai neanche parlato nei vari webinar su super bonus, e mai neanche parlato quando abbiamo fatto eh, il, i precedenti seminari sulle aste immobiliari: mm -hmm. il rischio dei rischi è se l'esecutato, come spesso avviene, se il debitore a cui la, va all'asta la casa, come spesso avviene, è, si è reso irreperibile ed era moroso nel momento in cui è avvenuto il super bonus. Perché in questo caso è maturato anche un debito in capo a quell'unità immobiliare, in quanto l'amministratore non poteva mandare in cessione il credito essendo morosa l'unità immobiliare. E Tenete conto che magari i massimali di un super bonus sono 50.000 euro quando è poco a, a, a unità immobiliare, vuol dire che c'è un debito straordinario di quell'unità immobiliare. Pari ad almeno 50.000 euro in più rispetto ai debiti normali. Vero è che chi compra in asta dovrebbe subentrare nei debiti ordinari e non nei debiti straordinari. È anche vero però che si crea uno stress finanziario all'interno del quale il nuovo condomino entra in solidarietà contrattuale, cioè entra in un condominio che ha debiti verso fornitori molto importanti. In generale, che mi coinvolgono direttamente o non mi coinvolgono direttamente. E di questo scenario, al momento della perizia, nessuno poteva tenere conto. Quindi, eh, veramente il tema, in generale, delle, delle aste telematiche sincrone, asincrone, miste, eh, e invece in presenza. Nuovo rito fallimentare, esecuzioni immobiliari, con incanto, senza incanto. Sono già tutti i temi che noi quando facciamo la formazione in materia di aste affrontiamo e in più affronteremo un focus specifico, la prossima occasione che sarà questo seminario sulle aste immobiliari eh, Ilaria, che riguarderà le perizie, andando ben oltre chiaramente ciò che abbiamo trattato in questa puntata e facendo degli affondi specifici, dando ai partecipanti gli strumenti per potersi proteggere, perché poi cosa succede? Succede che io devo capire quando mi trovo di fronte alla consapevolezza che la mia perizia è carente, come mi devo comportare, a chi mi devo rivolgere, perché nelle aste fallimentari c'è il curatore, se no c'è il delegato alla vendita e quando c'è il delegato alla vendita in realtà il soggetto parte venditrice è l'esecutato con il quale sarà difficile interloquire, oppure c'è l'amministratore che però non si relaziona con gli aspiranti acquirenti in asta, si relazionerà soltanto col delegato o con il curatore. Quindi capire in base alla tipologia di asta e in base alla tipologia di procedura esecutiva immobiliare con chi mi devo relazionare, in quale momento, cosa scrivere, cosa chiedere, cosa ho il diritto di chiedere, che cosa devo chiedere invece in punta di piedi. È fondamentale per chi dei nostri eh, telespettatori intende fare investimenti immobiliari anche ricorrendo alle aste, oppure intende fare consulenza per chi intende investire. Bene, beh, direi che abbiamo trattato tutti gli argomenti, abbiamo riscontrato Giampaolo, quindi che dire, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. E volevo ricordare appunto quando si terrà questo seminario, ovvero il seminario sulle aste in presenza online e miste, si terrà il 26 novembre mattina dalle 9 alle 13. Per l'iscrizione sapete già che dovete scrivere a formazione-istitutoicaf.it. Grazie per averci seguito, mi raccomando non andate avanti perché tra poco annunceremo l'anteprima della prossima puntata. Compensi o un vero e proprio contratto dettagliato? Ci vediamo lunedì a Ci vediamo lunedì.